Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come avete visto nel vlog precedente, finalmente spacchettiamo un calendario dell'avvento. Parlo dell'erbolario 2023. Sono veramente curioso, non mi sono spoilerato proprio niente. Apriamolo, però mandiamo prima la sigla. Allora, tanto per cominciare, la tizia dell'erbolario ha lasciato questi campioncini, che sono veramente tanti, che però li vediamo direttamente alla fine. Ce ne sono ancora altri nella busta, sono veramente tanti. Questo è il pack. Forse in realtà mi ispira di più il Natale, perché mi sembra un colore proprio dell'avvento, no? Però ecco, abituati a quei colori, o i verdi dell'erbolario, oppure il rosso, però riflettendoci sembra veramente più quello lì dell'avvento proprio a livello liturgico. Allora, apriamolo subito. Questo è un bel fiocchettino che sicuramente in qualche maniera riutilizzeremo. Perdonatemi se la luce non è grandissima, però questo passa il convento. Allora, si toglie in questo modo la parte della scatola e si presenta in questo modo. Io sono un po' con la faccia sconvolta, perché effettivamente, ragazzi, è la prima volta che lo vedo. Quindi stanno uscendo le caselline da sotto. Sono veramente altrettanto stupito quanto voi. E poi qui c'è qualcosa, ma non so che cosa sia. Ah, quindi si monta. Aspettate ragazzi, c'è un problema tecnico. Allora raga, ho provato a vedere su internet l'immagine finita del calendario. Effettivamente significa il giardino in inverno, la frase, il nostro giardino in inverno, una cosa del genere. L'unica cosa è che tutte le caselle andrebbero messe qui. Allora, in poche parole, si tira questo cassettone fuori. Lo facciamo così, io lo faccio molto velocemente e velocizzo questa parte in 5 secondi. Ce l'ho fatta. Montato, devo dire che dà tanta soddisfazione. Mi dispiace solamente che nella fotocamera non riesco a farvelo vedere benissimo, però è veramente qualcosa di innovativo, super green, perché è tutto in carta ed è veramente bello, è spettacolare. Praticamente si ricrea un giardino in fondo a tutto, una casa innevata, ci sono degli scoiattoli, insomma, i colori prettamente invernali barra anche autunnali, se vogliamo. E poi sotto diventa tipo un portagioie di carta fondamentalmente, quindi potrebbe anche essere riutilizzabile. Veramente 100 e lode per la creatività quest'anno dell'erbolario. Al primo impatto mi sembrava una cosa complicata, invece ci vogliono 5 minuti ed è anche bello passare il tempo così, insomma, sembra quasi un puzzle di cosmetici. Veramente bellissimo. Bando alle ciance, cominciamo subito dalla prima casella. Andiamo molto molto rapidi, rapidi, rapidi. Allora, numero 1, poi io intanto appoggio, altrimenti la mano mi si... Ok, questa è la prima casella. Vediamo il contenuto. Allora, abbiamo immediatamente un profumo che è Alba in Asia. È la versione 2023 l'erbolario, è un 5 ml ed è in vetro, quindi veramente super 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 per l'ecosostenibilità. Il profumo è molto buono, però obiettivamente è molto floreale, più indicato diciamo per una donna che per un uomo, però comunque io questi qui solitamente li spruzzo anche un po' nell'ambiente, nel bagno, ci stanno veramente bene. Andiamo avanti con la casella numero 2, anzi una cosa che io ragazzi vi consiglio veramente tanto: quando avete un profumo che non vi piace, non magari di non buttarlo, tenerlo chiuso in un cassetto, piuttosto vi consiglio di utilizzarlo magari nell'ambiente, magari pure a volte io lo spruzzo sui fiori. Questa è la numero 2, vedete quanto è bella, è lavorata veramente bene e poi è precisa con tutto il resto del pack, veramente fantastico. Allora, abbiamo la casella numero 2, vediamo il contenuto. Abbiamo questa volta un bagno schiuma in gel ed è un 30 ml, però non viene indicato. Ah, ok, all'iris, c'era scritto qui, non l'avevo letto. È all'iris, voi lo sapete che io queste qui le straconsumo, perché quando vado fuori porto sempre queste e insomma... Cioè, si crea un circolo, sono tipo 3 anni che vado in giro con queste cose, perché fondamentalmente le sfrutto veramente tanto, sono buone, vanno in valigia, pure se fate un weekend ve lo consiglio. Poi, numero 3, vediamo un po' la numero 3. Raga, io mi raccomando, vi faccio vedere tutto, poi però voglio che voi, se vi fa piacere, ovviamente, se no lasciate sta, non fa niente, mi lasciate un like e date un voto. Anche quest'anno abbiamo la vitamina C e oro 24 carati, potere anti-età. Quest'anno è un 10 e
ml, l'anno scorso mi pare che era un 5 o addirittura un 3 ml ed è stata veramente una manna dal cielo. Se potete acquistarla o comunque se prendete il calendario dell'avvento dell'erbolario, acquistatela perché all'istante, almeno a me così è successo, le piccole rughette che stanno qui sopra qui gli occhi, quando uno ride, qui proprio, si veramente attenuano tantissimo. Anche perché ragazzi, non ci dimentichiamo che l'unico modo per togliere una cosa definitivamente è la chirurgia, eh. Numero 4 abbiamo questa, cioè il nido con l'uccellino, vedete quanto è bella, veramente. Allora, questa credo sia un sapone solido, uno shampoo solido, infatti è uno shampoo solido che abbiamo trovato anche l'anno scorso, ma nella versione al limone di Sicilia, sempre fatto così. Io l'ho utilizzato, mi ci sono trovato bene, però con il fatto che io soffro di dermatite, vi dico la verità, un po' di prurito l'ho avuto. Questo sicuramente sarà migliore perché è con estratti di camomilla, che è assolutamente calmante, e calendula che è lenitiva. Aspettate un attimo che mi sono perso. Allora, taratata, andiamo alla casella numero 5. Eccola qui, abbiamo una bella pigna fantastica, sono curioso. Questo secondo me è qualcosa che non posso usare. Vediamo un po', e invece sì. Wow, è un bagnoschiuma in una plastica vetrificata, tipo un estratto e acqua distillata di verbena. Raga, questa qui fa veramente bene. Non riesco a farlo proprio venire a fuoco perché ho la luce di fronte. Questo finirà nella collezione delle mini size che mi porto sempre in giro. Quindi, veramente, se vedete pure ogni tanto i vlog, capite che li porto sempre con me. Andiamo alla numero 6. Qui ci sono questi fiori. Non mi chiedete quali sono perché non ne ho proprio idea. Allora, c'è uno scatolo all'interno del quale troviamo un altro scatolo all'interno del quale troviamo un balsamo per le labbra, meno male neutro, con estratto di foglie di argan, più nutrimento e più protezione. Ragazzi, vi ricordo che la produzione dell'erbolario sta a Lodi, sì, esatto, quindi è tutto made in Italy. Nel frattempo mi si sta spezzando il braccio e quindi il made in Italy va premiato, non ce lo dimentichiamo mai. Cerca il codice stampato all'interno di questa confezione e scopri come utilizzarlo su www. Ok, se qualcuno è interessato al codice sconto che sta in questo balsamo, me lo scrive in privato. Pack veramente molto carino e abbastanza invernale se vogliamo, eh. Voi nel frattempo prendete una bevanda, prendete un pacco di patatine e mangiatevi qualcosina, mi raccomando, e non dimenticate di commentare qui sotto perché dobbiamo crescere su questo canale. Abbiamo fatto la 5, no, abbiamo fatto la 6 e adesso manca la numero 7. Ah, raga, vabbè, già ho fatto il casino che faccio tutti gli anni. Ho cambiato il 6 per il 9, quindi dopo quando arriverà al 6 apriremo il 9. Allora, altra parte della casetta fantastica. Vediamo un po' che cosa c'è, vediamo un po'. Apriamo. Ok, ah, ho capito. Allora, è una crema fluida per il corpo alle tre artemisie, sempre ovviamente l'erbolario. Allora, questa è molto molto bella, per giunta è un 30 ml. L'unica cosa, io di questa qui ho la versione dopo barba, che la utilizzo ed è buonissimo perché veramente se avete un taglietto pure che ne so, se ad esempio vi fate le sopracciglia e magari volete metterci una crema che serve dopo la rasatura, in realtà ce la potete tranquillamente appoggiare così, la tamponate col dito e vi si sana subito, disinfetta e tutto. Il problema è che non mi piace l'aroma. L'aroma è troppo forte, quindi non lo so. Vedremo se la utilizzerò oppure se la regalerò. Questa è la 7. Passiamo alla numero 8, o meglio Ace. Ocho en español. Non mi cadete, non mi cadete. Allora, qui pure c'è un fiore. A me sembrano tipo, non lo so, olive. Non lo so che roba è. Vediamo che cosa c'è. Allora, questo è un altro profumo, secondo me. No. Profume. Profumo notte a Tangeri, 5 ml, vetro scuro, quindi la fragranza si mantiene super super. Veramente buono. Sa di Natale. C'è tipo la cannella, forse nelle note alte, non lo so. Questa era la 8 e adesso, ragazzi, tocca alla 9, che però in realtà, ovviamente, è la 6. Quindi non prendete per oro colato le mie caselle perché potrebbero esserci degli errori. Però pure questo è bello del mio canale, che si improvvisa. Non mi metto lì a
a fantasticare, insomma, prima di realizzare un video. Abbiamo un altro shampoo solido sicuramente. Esatto, però questo è uno shampoo doccia solido al cetro di Calabria. Io prima vi ho detto al limone di Sicilia, mi sono sbagliato, in realtà l'anno scorso era al cetro di Calabria. Quindi questi li hanno utilizzati anche quest'anno, evidentemente sono piaciuti e li hanno utilizzati anche quest'anno. La struttura del sapone è la medesima e sono 15 grammi, però l'aroma di questo è buonissimo. Siamo alla numero 10. Comunque ragazzi e ragazze, io ve lo consiglio veramente tanto questo calendario perché è bellissimo, cioè è qualcosa di diverso, non costa tantissimo, il prezzo ve l'avrò lasciato all'inizio di questo video in sovraimpressione, non costa tantissimo, però è veramente bello, ne vale la pena, un calendario diverso, lo potete anche riutilizzare e lo potete soprattutto magari mettere da qualche parte nella casa e utilizzarlo. Nel frattempo vi sto mostrando la casella numero 10, che è questa. A parte che è scritto talmente piccolo che poverina pure la fotocamera non so come potrebbe mettere a fuoco perché i miei occhi nemmeno ci riescono. Questa è una novità perché è un siero viso rivitalizzante effetto tensore, sempre vitamina C e oro 24 carati. Questo è un 5 ml. Allora andiamo alla casella numero 11. Qui abbiamo dei mandarini. A proposito di mandarini, ragazzi, ho una voglia di mandarini, di quell'odore di mandarino che fa paura. Qui c'è un barattolo, crema per il corpo a iris. Quindi a iris abbiamo sia la crema per il corpo che il bagnoschiuma. Purtroppo vedete male perché c'è la plastica, adesso ve la tolgo. Ecco, ad esempio, no? State facendo tutto in carta, ma questa è proprio necessaria? Io proprio non capisco, perché sicuramente sopra non c'è il tappettino quello lì in carta argentata, passatemi il termine, salva freschezza. Ecco, io preferirei quello e non poi la plastica intorno. Però ragazzi, dai, veramente, made in Italy. È stupendo pure il pack, veramente fantastico. Questi sono 20 ml. Passiamo alla numero 12. Poi qui c'è una frase. Vuoi sapere come utilizzare questa sorpresa? Lo scoprirai nella casellina che aprirai domani. Quindi la numero 13. È un panno in microfibra struccante? Ah, ok, sono dei guanti. 100% cotone. Non mi sembra un guanto per uscire, stavo per dire un quanto. 14. Dalla forma e dal rumore penso sia qualcosa di mega. Ragazzi, mi sono sbagliato. Questa è la 14, noi dobbiamo fare la 13. Ecco la 13. Purtroppo con il calendario messo così, no? Qui, e il braccio che mi sta andando in gangrena, non riesco a decifrare bene. Volete vedere che quei guanti servono per una maschera? Ah no, è un balsamo di bellezza per le mani con estratto e acqua distillata di fiori di loto. Però se è un balsamo, perché i guanti? Non lo so. Cioè, nel senso, se era una maschera, magari con i guanti serviva per aiutare. Andiamo avanti con la numero 14, che è quella lì di prima che pensavo fosse qualcosa di make-up. È uno scherzo. Allora, abbiamo una matita. E ovviamente la matita non è per gli occhi, come vi posso dire. Matita per prendere appunti. Poi abbiamo una penna, purtroppo in plastica. Andiamo con la numero 15. Apriamola. E abbiamo uno scatolo così grande e una mini size così piccola. 10 ml di crema viso da uomo ai tre acidi ialuronici, idratante e opacizzante. Quindi c'è l'acido ialuronico basso, alto e medio peso molecolare. Andiamo alla numero 16. Questa anche bella come casella perché sembra che dal cartoncino esca la luce. Una taglia un po' più grande di crema rivitalizzante corpo e mani, ovviamente alla verbena, con estratto e acqua distillata di verbena. Numero 17, vediamo un po' che cosa c'è. Anche questa volta scatola grande e taglia più grande. Ho dimenticato di dirvi che questo era un 50 ml. Abbiamo un bagno schiuma al papavero con estratti di papavero. Mamma mia. Allora, mi ricorda un profumo da donna molto, 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 molto vecchio. Non lo so, forse vi ricordate quando andavate a scuola e le maestre avevano quel profumo, quindi non lo so, mi riporta all'infanzia, veramente molto molto bello. Allora, raga, io spero che sto andando veloce. Abbiamo un'altra stecca dei mandarini, mi stanno facendo aprire lo stomaco. Stavolta abbiamo 10 ml di maschera viso levigante illuminante
alla vitamina C e oro 24 carati. Allora, andiamo alla numero 19, che è una casella bellissima, se fate caso all'immagine. Abbiamo un sapone profumato, sempre notte a Tangeri, con estratto di tangerino. Eccola qui, questo scatolino ha un pack a dir poco fantastico. Mai visto uno scatolino così bello, perché di solito sugli scatolini non si investe. Guardate com'è a specchio, è veramente bellissimo. Che bella al tatto. Sembra tipo così per fare la pasta del pane, non mi viene in mente il nome. Lievito. Bellissima l'immagine, veramente molto molto bella. Spero che vi piaccia anche a voi e spero che io stia riuscendo a tenervi compagnia, a intrattenervi e a farvi vedere tutto quello che c'è nel calendario senza fare troppe chiacchiere, insomma, no? Questo è il frangipani, c'era pure l'anno scorso. Mi ci gioco le carte. Esatto, crema profumata per il corpo con estratto e acqua distillata di frangipani, è buonissima, vi dico solamente questo, se vi trovate all'erbolario e la trovate pure in full size, prendetevela perché vi piace al 100%, è veramente buonissima. Sono rimaste in 4, io mi sono già fatto un'idea molto molto interessante di questo calendario, quindi vi invito a restare con me fino alla fine, soprattutto se state valutando di acquistarlo, perché ho delle osservazioni abbastanza importanti da fare. Questa è la 21, vediamo un po' che cosa c'è. Ah, sempre per lui uno shampoo doccia tonificante, 50 ml. Andiamo alla numero 22, quindi l'ultima colonna che reggeva il nostro giardino invernale. Crema corpo con estratti di rosa, pepe e malvarosa, body cream, tre rose. Il profumo arriva praticamente da fuori. È una 30 ml. Mi piace, però questo conta sempre per l'osservazione che farò alla fine, no? Quindi questa era la 22. Numero 23. Bella grande, ma molto sottile. Quindi mi aspetto qualcosa tipo una maschera. Ah no, sacchetto profumato multiuso. Questo sacchetto dalla fragranza calda e ambrata è perfetto per profumare la biancheria, il guardaroba o l'automobile. Togliere il sacchetto profumato dal cellophane protettivo e riporlo tra vestiti, fazzoletti o biancheria, evitando il contatto diretto con tessuti più delicati. Il profumo è delizioso, è veramente buono ed è una cosa diversa da tutte quelle lì che abbiamo trovato. Quindi la creatività c'è, questo farà parte del punto finale, no? Andiamo con l'ultima casella del calendario dell'avvento, l'erbolario 2023, che ovviamente, figuratevi se mi pagano per fare questo. Buon Natale, Merry Christmas! Abbiamo lo scoiattolo qui, bella. Volete vedere che c'è una candela? Wow, ma no, che bello! Non so che cosa sia, scusate l'ignoranza. È una cagata, però non me l'aspettavo. E soprattutto è un qualcosa di sottovalutato, soprattutto negli ultimi anni, no? E invece io, anche dove lavoro, ho sempre una pallina così che ogni tanto me la giro pure durante l'anno e penso a Natale. Certo, l'interno è un attimino da capire che cos'è. Ok, ragazzi, ci sono, ho fatto un paio di ricerche in rete ed effettivamente non sono riuscito a capire bene cosa rappresenta il palazzo all'interno della palla di cristallo, qui della sfera di cristallo? È bellissima, veramente non me l'aspettavo perché purtroppo nella fotocamera non rende. Provo a farvelo rendere perché non è la classica neve. È un effetto veramente bellissimo, cioè mi dovete credere, è bellissimo. È magica, cioè, come faccio a spiegare? Non lo so, cioè, bellissima. Però vi leggo la frase che c'è scritta qui sul calendario, frase che io non avevo letto per paura di spoilerarmi qualcosa. Allora, aspettando il Natale nel nostro giardino, ogni anno all'erbolario l'attesa del Natale è pura magia. La notte scende sul nostro giardino innevato e copre con il suo manto di stelle il prato, rischiarato dalle luci della nostra palazzina in lontananza. Ok. Nel silenzio ovattato di neve, uno scoiattolo fa capolino tra i rami, mentre un leprotto dal manto grigio si nasconde tra l'erba e una volpe sonnecchia nella sua tana. I maestosi alberi, gli arbusti punteggiati di bacche mature e il candido eleboro incorniciano questo incantevole paesaggio.
Immergiti in questa atmosfera e vivi l'attesa del Natale con il calendario dell'avvento l'erbolario. Componi subito il nostro profumato mondo posizionando tutte le scatoline nell'alloggio dedicato e apri giorno dopo giorno una delle 24 meravigliose sorprese e traduzione anche in inglese. Quindi questo mi fa pensare che si sia molto aperta al mercato internazionale e questo mi fa piacere, sperando sempre di non perdere la qualità del Made in Italy. Ragazzi, allora, quindi questa, se non vado errato, dovrebbe essere vista in lontananza la sede dell'erbolario. Mi pare strano perché sembra troppo antica. Considerazioni finali: secondo me il prezzo vale la candela. Anzi, il prezzo vale la sfera di cristallo. Vale la pena, secondo me, acquistarlo, ma vale più la pena regalarlo. Ah, dobbiamo vedere ancora tutti i campioncini, poi dopo ve li mostro. La seconda considerazione che possiamo fare è sicuramente sulla vastità. Se da un lato è un pregio, dall'altro potrebbe essere un difetto. Nel mio caso, un pregio, finalmente un calendario senza make-up, perché potrei utilizzare quasi tutto di quello che ho trovato. Però dall'altro lato vedo che ci sono cose anche da uomo, anche se sono due o tre alla fine. Magari se lo comprate e siete ragazze solo per voi, non lo so se vi può piacere questa cosa, questo aspetto. E il terzo punto che vorrei mettere a fuoco è che l'erbolario ogni anno fa sempre questo, cioè mette più linee nello stesso calendario, che va bene, lo fanno un po' tutti, lo fa pure Lancôme, lo fanno tutti quanti. Io invece gradirei trovare nel calendario dell'avvento l'anteprima magari della linea della prossima stagione. Magari con i tempi non è possibile farlo, non lo metto in dubbio, adesso non so con la produzione quando lo fanno, però siccome loro hanno proprio la produzione di tutti quanti i cosmetici, sarebbe bello trovare nel calendario dell'avvento in anteprima tutta la linea del 2024. Cioè, secondo me farebbe una bomba di acquisti, perché è un qualcosa che nessuno ha mai visto. Ovviamente è una mia considerazione, non lo ha mai fatto nessuno, almeno che io sappia, però sarebbe un consiglio da poter dare all'erbolario. Erbolario, se farai una cosa del genere, ovviamente tienimi in considerazione, quantomeno inviaci un calendario gratuito. Mamma mia, che accattoncello! Bene, ragazzi, direi di vedere velocemente i campioncini che ci hanno regalato, perché sono veramente tanti, così dopo ci facciamo un bel voto. Lo votiamo qui sotto nei commenti e ringraziamo pure un pochino il caotico. Dai, almeno un grazie, raga. Dai, almeno un cuore fatemelo qui sotto nei commenti. Aiutatemi. Allora, abbiamo, ve lo dico subito, sono tanti, ma una marea. Abbiamo profumo Alba in Asia, che il profumo è uscito pure nel calendario dell'avvento, un campioncino. Pelle, scusate, burro scrub per il corpo della stessa linea, sempre Alba in Asia. Poi abbiamo sempre dell'Alba in Asia, bagno schiuma. Poi abbiamo sempre dell'Alba in Asia, balsamo per le mani. Poi abbiamo della linea Night in Tanger, oppure Notte a Tangeri, il profumo. Della stessa linea abbiamo anche il bagno schiuma. Della stessa linea abbiamo anche la crema profumata per il corpo. E della linea invece, scusate, di prima abbiamo anche il balsamo per i piedi, oltre che quello per le mani. Poi abbiamo una crema profumata per il corpo doppia, sempre di questa qui, insomma, Alba in Asia. E poi abbiamo, ok, questo scatolo, benvenuto l'erbolario, è un omaggio di Assenzio per lui e shampoo doccia da 50 ml. Ve lo faccio vedere molto velocemente, ma è un kit completo, cioè dentro c'è praticamente il mondo. Allora, abbiamo prima le bustine, crema viso giorno, protezione quotidiana, anti-inquinamento, alga detox, eccolo qui. Poi abbiamo accordo di ebano o ebano, lozione dopo barba con estratto di ebano, eccola qui. Poi abbiamo Deo crema alle tre artemisie, deodorante a lungo effetto. Poi abbiamo shampoo doccia con estratti di baobab e caffè verde, energizzante e tonificante. Poi abbiamo shampoo effetto filler, luce e volume all'acido ialuronico. Mamma mia. Poi abbiamo per lui shampoo doccia alle tre artemisie, un medium size da 50 ml. E questo era un kit. Cioè, veramente, praticamente sono più campioncini che le caselle.
Però si fa così, ragazzi, veramente si fa. Vai da Sephora, non ti lasciano mai niente. Non lo so da voi come funziona. Da me da Sephora non lasciano mai niente. Si intascano tutto loro. Allora, questo è un altro kit. Lo stavo aprendo senza mostrarvelo. Tra le altre cose è molto bello, molto natalizio. Ci sta. E questo è sempre un omaggio. E abbiamo. Ah, questo è un altro appunto che voglio fare. Anzi, apro e chiudo parentesi. Quando si apre il calendario di Armani, di Lancôme, insomma, di Lancôme forse no, più di Armani, ho fatto caso anche in quello lì di Chanel che ci sono le mini size che regalano ai clienti, tipo queste qui, no? Adesso, sicuramente tanto più loro che regalano le mini size in vetro e va bene. Però l'erbolario non mette questi campioncini qui nel calendario dell'avvento, perché secondo me i campioncini sono questi qua. Mo, che quelli danno dei campioncini più importanti, va bene, però puoi non andare a metterli nel calendario dell'avvento. È come se nel calendario dell'erbolario avessi trovato questi. Assolutamente no. Abbiamo crema per il viso, sempre quella lì con olio di Baobab e burro di caffè. E questa la proviamo sicuramente. Poi abbiamo Assenzio per lui, crema da barba alle tre artemisie. Poi abbiamo acido ialuronico per lui, mani, crema mani a rapido assorbimento. Poi abbiamo un altro accordo di ebano, oppure ebano, lozione dopo barba con estratto di ebano, eccolo qui. E poi fior di salina, bagno schiuma con sale marino dalle saline Conti Vecchi, bene valorizzato dal FAI in gel. Eccolo qua. Bene, ragazzi, questi erano tutti i campioncini, questo era il calendario dell'avvento. Io ho cercato comunque di velocizzare il video, ma mi rendo conto che comunque è uscito bello lungo. Però quello che va detto, va detto. Se volete un video dove si parla, dove si mostrano solamente insomma, i cosi veloce veloce, e magari chi sta da quest'altra parte si deve mettere una carota in bocca, avete sbagliato canale. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Spero di avervi fatto fare un sorriso. Lasciatemi un like se questo vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti se aveste qualche calendario che si potrebbe aprire sul canale. Ovviamente non mi nominate Armani, non mi nominate Lancôme perché fatto l'anno scorso, assolutamente non voglio rispendere tutti quei soldi per trovarmi poi un niente perché sono tutte cose che bisogna regalare. Però se avete qualche calendario interessante fatemelo sapere. Io se riesco, quando andrò di nuovo a Milano, acquisterò quelli lì del DM perché quelli lì sono veramente belli, costano pochissimo e sono veramente molto molto belli. Ci vediamo nel prossimo video, non mancate, ciao.